Buonasera. Buonasera ragazze. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Invito subito Paola. Vado a cercarla. No, ciao sister. Adesso vediamo come si... Allora, vado subito a cercare Paola e vediamo se riesco. Eccola. Buonasera a tutte. Sono quasi tornata. Grazie per l'attesa. Paola, ci sei? Ti vedo tra... Allora, aspetta, devo girare la fotocamera, immagino. Ciao Ehi, Paola! Allora adesso io questa è la nuova sono postazione, quindi mi devo un attimo calibrare. Vabbè, devo stare un po' indietro forse, non so. Va bene. Ciao Paola, benvenuta. Grazie, io entro, sì, mi vedi? Sì, ti si vede benissimo. Io esco un po'. Perfetto. Sì, tu sei perfetta. Ok. Allora, aspettiamo ancora un attimo e poi partiamo, Benissimo, ok? Ti va? Ok, benissimo. intanto vedo gente che arriva, la Ale che ti saluta e ci saluta. Ciao Ale. Grazie Paola per aver accettato il mio invito di venire, anche perché non so se già qualcuno di voi che state vedendo c'era, ma Paola è stata la prima ospite dell'anno, ciao Luana, dell'anno 2022. Ciao Gabriel, vero? Quindi Davvero? è partito l'anno 2022 e Paola c'era, è stata la prima ospite, quindi ho detto anche per il 2023 se voleva venire a fare un intervento e gli interventi poi sono sempre tanto ricchi e Poi interessanti. è stato difficile combinare, Giulia. Cioè, in 40 secondi era tutto già deciso. Io ero anche Difficilissimo. bloccata a letto col collo rigido, eppure sono riuscita in un niente a fare. Sì, io tutte e due a letto eravamo per diversi motivi. Eh sì, è stato molto bello e fluido. Sì. Allora, tanti di quelli che ci stanno vedendo ti conoscono, ma ti voglio presentare. Appunto, con Paola, alcune l'hanno già conosciuta anche l'anno scorso, è stata ed è una delle mie guide, anche se tu non lo sai, ma io ti seguo, quindi ti sento, ti seguo, mi dai sempre degli spunti molto molto interessanti, nonché ho lavorato anche personalmente con uno degli strumenti che Paola propone, cioè le costellazioni, ed è stato uno strumento che mi ha aiutato molto anche l'anno scorso. E quindi quando stavo pensando alle varie live da proporre, vabbè, tu ci sei tra i nominativi sempre ormai, e quindi niente, ti ho proposto e accettato, quindi sono molto grata per la tua presenza e spero che chi ascolta adesso e che non conosca Paola possa incominciare a seguirti perché è una vera ricchezza. Quindi benvenuta! Grazie, grazie Giulia. Per me, lo sai, il nostro incontro è stato bello. Tra l'altro di persona non ci siamo mai viste, non ci siamo mai toccate, baciate, abbracciate. Questa è una grandissima pecca a cui dovremmo rimediare, però per me anche, guarda, è bello, trovo divertente questo momento che creiamo per noi donne, quindi diciamo che in generale il mio metodo è la gioia, e se alla gioia abbino divertimento, abbiamo fatto il botto, perché insomma la vita già ci porta a dover scavare parecchio per trovare un po' di gioia, invece dobbiamo un po' impegnarci per far sì che i momenti e gli ambienti diventino un po' più colorati, un po' più frizzanti, un po' più spritz, ecco. Concordo, concordo.
Che dici Paola? Aspettiamo ancora un attimo, possiamo partire con il tema Guarda, della serata. l'esperto social sei tu, quindi per me tu sei anche il mito. Cerco di capire come fai i video, tutte le cose, perché oramai sto cercando di diventare social con degli effetti disastrosi, ma io non demordo. Per cui sei tu che sai le tempistiche, come funziona Ecco, la cosa l'impazzimento. che... Tra l'altro, visto che parliamo di bellezza, devo fare un preambolo. Allora, io normalmente mi trucco tantissimo, cioè mascara e rossetto. Questa sera mi sono truccata un po' meno, solo il rossetto, però ho trovato indispensabile, vorrei che scriveste nei commenti se si recepisce o meno. Ho messo il deodorante. Io Arriva? forse devi farci vedere la scena, non so dove l'hai. Perché io l'ho messo. Nella diretta serviva più del mascara, allora ho dovuto scegliere, ho messo il deodorante. Se mi dite che arriva, io sono un po' più tranquilla. Ma secondo te devo stare più vicina col faccione? Così è meglio. Ma è uguale, Paolo, come ti senti? Tu sei Se comoda, no ti vedo anch'io non so così. come fare, stare un po' più indietro. Comunque, sai che anche a me, prima di fare la diretta, mi sono messa il profumo così ti viene mentre un Sì, incontro. perché, e certo, secondo me è indispensabile anche per Assolutamente. coprire eventuali puzze e odori che escono dalle ascelle. Bisogna anche dirlo, no? Assolutamente. Che le donne sudano. Stasera parliamo di bellezza, cura di sé a 360 gradi. 360 gradi l'ho aggiunto io, non so come faremo in mezz'ora, Ma ce ma la faremo. toccheremo tutti i punti. Tra l'altro, ho proposto a Giulia che mi ha detto che poteva andare bene. Io ho messo giù su un foglio proprio degli spunti con l'intento di scatenare dentro tutte quante noi, perché anche dentro di me scatterà qualcosa. Mentre dico le cose che mi sono venute in mente, perché ho pensato a questo pubblico, quindi è come se avessi pensato un po' a tutte quante noi riunite questa sera. In modo tale che nominando dei campi, delle cose, delle situazioni, dentro di noi scatti non tanto il cambiamento, insomma, chi se ne frega e che palle dover sempre modificare cose, ma scatti piuttosto una riflessione o una presa di consapevolezza e dire: ma cavoli, quella cosa ce l'ho anch'io, o su quel tipo di poltrona che magari in una certa situazione mi ci sono seduta anch'io, perché possono semplicemente essere degli spunti, primo per non sentirci su un pianeta estraneo rispetto a quello che magari è la bellezza che ci viene un po' inculcato, che passa tra i mass media, e un po' perché secondo me, se le donne fanno un gruppo sano, si rilassano anche un pochino. Per esempio, voi che siete lì sedute a casa, siete rilassate o state tutte dure, tese? Se siete in poltrona, cioè, appoggiatevi allo schienale, rilassate tutti i muscoli del viso, come, insomma, Giulia ce li fa massaggiare, vogliamo non stare rilassate con questi muscoli, anche la pancia che la teniamo sempre contratta, come se dovessimo dover fare chissà quale prestazione. Per cui il primo invito per il benessere e la bellezza è: state comode. Quante ore al giorno stiamo comode? O Ore? dovresti dire ore? Ma stai scherzando? Io c'ho da fare e ci abbiamo tutte da fare. Ma in genere, tra l'altro, sono uscita, visto che sto iniziando ad essere social, con una serie di 5 video dove ho fatto fare un giochetto con uno schema da fare a mano, veloce, su un foglio, proprio per vedere quanto tempo dedichiamo alle azioni che facciamo quotidianamente, che ho fatto suddividere tra dovere e piacere, quindi anche molto legato alla serata che abbiamo insieme, e poi di fianco mettere anche l'emozione, perché non ci rendiamo conto che secondo me, primo, siamo nati per essere felici, secondo, è l'ultima cosa a cui pensiamo. La pensiamo perché agoniamo alla felicità, ma agognare alla felicità non significa necessariamente raggiungerla, cioè noi buttiamo un qualcosa nel futuro e poi un po' come cavalli con la carota davanti,
trottiamo per arrivare a una carota che poi è sempre più avanti. Per cui iniziamo subito, ci mettiamo comode, quando siamo comode siamo più belle e nel momento in cui siamo più belle riusciamo anche a essere più vere, più rilassate e quindi stare meglio. Poi tu dimmi quando devo partire secca con le cose serie. Ma invece già questa era una cosa Erano già semplice. serie, quindi continuo su questa Vai. linea. Okay. La linea del Esatto. deodorante, chiameremo, perché è partita così, per cui funziona. Allora, innanzitutto tutte quelle che arrivano, io vedo delle cose, ma se mi distraggo a leggere poi è un pasticcio, quindi Tengo ringrazio. io, tengo conto, io tengo conto. Brava, ringrazio man mano tutte le Vediamo se ragazze che posso mi hanno prestare. scritto. Brava, stai comoda, tutte le ragazze che C'ho intervengono. anche questo io, non si vede, ma mi sto scaldando nel frattempo. Ah, ma è una genialità quella cosa lì, è bellissima. Non si vede, ma c'è. Esatto, Ma non importa, è come il deodorante. esatto. Allora, io inizierei a dire che per me bellezza e cura di sé è un qualcosa che è super personale. Quindi, come vi ho detto, butto lì come posso dire, dei piccoli contenitori, delle ciotole. Ecco, questa sera io tirerò fuori delle ciotole e ognuna trova in queste ciotole qualcosa che la riguarda oppure mette nella ciotola qualcosa che la riguarda. E innanzitutto ho sentito, visto che io stessa ne faccio parte, come ho detto prima, di una società che passa molto tempo sui social o lavora attraverso i social, abbiamo proprio dei parametri. Solo l'altra sera abbiamo visto un film di Totò, quindi catapultati negli anni addietro, e si vedeva come la donna, per esempio, avesse tutta un'immagine diversa da quella che viene passata adesso, per esempio. E questo mi ha fatto pensare che, al di là, ripeto, di quelli che sono gli standard della bellezza, ognuno deve trovare la propria, ma nel senso che deve anche trovare proprio il modo di prendersi cura, cioè non siamo abituati, e questo vale credo in tutti quanti i campi, da come mangiamo, come ci vestiamo, come ci trucchiamo, come ci laviamo, allo sport che facciamo, non siamo abituati a dire questa cosa fa per me, quest'altra non fa per me. Quindi, per esempio, esce di moda un certo tipo di ginnastica e tutti fanno quella ginnastica senza iniziare a pensare che possiamo sentire, provando, se quei movimenti fanno bene al mio corpo oppure no. Però va di moda, lo fanno tutti e funziona. Oppure fa bene mangiare in un certo modo, stasera sfioreremo anche tra la cura di noi stessi, anche per forza il rapporto col cibo, il rapporto con il corpo. Bisogna non mangiare assolutamente quella cosa o mangiare assolutamente quell'altra, e quindi tutte tentiamo il modo di vestirsi. Mentre è bello perché ci vengono proposte tante cose, quindi a me piace raccogliere le proposte, però poi fare un po' da colino, cioè attraverso le mie maglie, le maglie, il mio colino, cioè me stessa, vedere cosa passa e cosa no. Perché se qualcosa non passa, posso dire, avrà fatto bene a te, ma a me non ha fatto bene. Quindi, in prima istanza, sempre ricordarci che siamo le persone più importanti della nostra vita e sullo stesso livello che siamo nate per essere felici. Chi mi conosce sa che lo dico sempre e probabilmente non mi stancherò mai di dirlo, ma semplicemente anche solo da un punto di vista biologico, perché noi dovremmo essere nate, voi pensate alla natura. La natura non crea una foglia perché quella foglia non debba fare il suo ciclo, o uno scoiattolo perché quello scoiattolo non debba fare il suo ciclo, e perché per noi dovrebbe essere diverso. Quindi, imparando ad ascoltarci, abbiamo la possibilità di metterci proprio in linea con la vita, in linea con la natura, che poi la natura è insita dentro di noi. Primo, perché siamo donne e siamo cicliche. Secondo, perché senza la natura noi non esisteremmo. Terzo, perché secondo me noi siamo proprio nati in generale, questo uomini e donne, per creare un qualcosa che ancora non c'è. Cioè, io sono venuta al mondo,
la madre, il padre, l'universo, Dio, chiamatelo come volete, ma ha fatto sì che questa creatura che voi vedete, che muove poco il collo perché è ancora incriccato, venisse nel mondo con determinate caratteristiche, questo colore degli occhi, i denti fatti in un certo modo, la pancia non la pancia, le tette non le tette, perché ancora prima questa roba qua non esisteva. Allora, che senso ha venire al mondo e mancare del mio scopo? Io assolvo il mio scopo, assolvo il mio compito, prendo in mano la mia missione innanzitutto se ascoltandomi sto in linea con me stesso, con me stessa. Questo, ripeto, vale per uomini e donne. E allora perché costringermi a fare un qualcosa che non mi piace? Ed ecco qua il dovere, il piacere, molto spesso. Proprio per retaggi, anche qua abbastanza a 360 gradi. Io mi occupo di costellazioni familiari, ma possiamo includere tantissimo la società, l'educazione. Molto spesso mi costringono a vivere una vita che alla fine non è la mia. Quindi, in primis, sì, d'accordo, il rapporto con i genitori, normalmente. Complicato il rapporto con la mamma, anche se andiamo tutte d'accordo, non c'entra niente andare d'accordo o non d'accordo con la mamma. Il campo della coscienza della famiglia mi fa vedere in realtà cosa sta sotto e anche le mie scelte, come le ho prese e perché le ho prese. E allora nello scegliere di manifestare bellezza, perché non so se ci avete mai pensato, ma la parola bellezza è bellissima. Però di per sé esclude un fattore, la bruttezza. Cioè il brutto, dov'è? Più che esistere oggettivamente, è una sensazione. Il brutto è un paragone, il brutto è un'aspettativa disattesa, un progetto non concluso. Un qualcosa che non è andato secondo i programmi o secondo degli standard, ma di per sé non esiste la bruttezza. Esiste a volte il fatto di non essere in grado di vederla e quindi, come dicevo prima, corriamo nel tentativo di acchiapparla. E allora la bellezza, personalizzata è un qualcosa che si può, personalizzare. Prendendo da tantissime ciotole e ciotole che non sono sempre le stesse, perché variano nei periodi della vita. Io mi sono scritta la bellezza di quando siamo giovani, di quando siamo mature, di quando siamo anziane, diciamola sta parola anziano, diciamolo sta parola vecchio, perché è bellissimo. Di quando siamo in adolescenza, in menopausa, in gravidanza, quando siamo neomamme, quando siamo mamme che non sono più neo. Quando stiamo bene, quando stiamo male, nei periodi di stress, quando abbiamo difficoltà e in base alla difficoltà che abbiamo c'è una bellezza diversa. Quando siamo nella malattia, quando siamo nel lutto, quando affrontiamo una separazione, quando affrontiamo un qualcosa che non avremmo mai pensato di affrontare e il tutto appunto in momenti diversi, perché un lutto è una cosa a 20 anni ed è un'altra cosa a 60, un figlio è una cosa a 20 anni ed è un'altra cosa a 40. Vorrei che anche chi ci ascolta provasse a sentire dentro di sé dove e in che momento o in quale situazione fa fatica a vedersi bella o fa fatica a prendersi cura di sé. Questa unicità che ci fa appunto diverse sia dal stereotipo della bellezza che in realtà appunto non esiste, sia da come vorremmo essere in base a quello che è stata la nostra mamma, deve diventare un nostro stare bene. Viviamo già, come ho detto, in una società che sta sempre di corsa e molto spesso sento le donne che mi raccontano che loro si prendono cura di loro stesse, perché magari vanno dal parrucchiere, perché vanno dalle... mi dicono, guarda, io vado dal parrucchiere, vado dall'estetista, vado a farmi sistemare perché con la vita che faccio devo essere sistemata. Ma il... come
conoscerle, il sentire come parlano o il conoscere le loro vite, mi fa poi capire che è un qualcosa che nel profondo non è fatto per stare bene. Cioè, un conto è, io vado al parrucchiere perché mi piace, perché mi diverto. E allora lì sono in linea con me stessa. Un conto è, vado dall'estetista, mi faccio fare la ceretta, soffro come un cane, perché devo, e allora entra nei parametri del dovere. Ma a me non interessa che poi le donne mi dicano, no, ma guarda, lo faccio anche per piacere, perché sento molto spesso in questa sfumatura una giustificazione. Io vorrei che imparassimo a non doverci giustificare, non perché dobbiamo lottare, possiamo fare quello che vogliamo, non in questo senso, ma perché all'interno c'è un livello di pace raggiunto che ci permette di fare quello che vogliamo e magari non essere incapsulate come quelle che vanno sempre dalla parrucchiera, sempre dall'estetista, ma che vanno quando hanno voglia, che vanno quando a loro fa piacere, che vanno per farsi belle ancora di più. Mentre di norma incastriamo, per esempio, una domanda che io spesso faccio è, come ho fatto prima, quanto tempo dedichi a te stessa? E le persone rispondono, tanto perché io vado in palestra, poi la palestra esce come prima cosa. Quando faccio questa domanda, ah, ma io penso tantissimo a me perché vado 3 volte a settimana in palestra. E le vedi quasi esaurite per questa. Quindi, nel profondo, ciascuna di noi dovrebbe, a parer mio, imparare a, come posso dire, a espandersi là dove sente di volersi espandere. Mi voglio espandere in palestra, vado 8 volte a settimana. Non mi voglio espandere in palestra, non ci vado. Voglio espandermi uscendo tutte le mattine con il trucco, così farò. Non lo voglio fare, non lo faccio. Come se il fuori non ci fosse, cioè se non ci fosse nessuno a guardarci, noi il rossetto ce lo metteremmo? Se non ci fosse nessuno a guardarci, noi in palestra ci andremmo? A correre ci andremmo? E poi ognuno adesso. Magari sono anche emozionata, non mi vengono in mente tantissimi esempi, ma ognuno mette i propri. So che ci sono delle gare tenerissime tra mamme, quindi al momento di andare a prendere i bambini non è che puoi andare in tuta perché sei. Cioè, ci sono sempre queste fazioni, queste. Io non ho niente contro, per esempio, quelle che dicono io non uscirei mai di casa senza il trucco. Così come non ho niente contro quelle che dicono, ah, io il trucco mai perché no, assolutamente nature, non mi tingerò mai i capelli, perché di nuovo entrambe le situazioni, entrambe le affermazioni possono contenere al loro interno uno stato di benessere e di cura di sé, quindi di bellezza in risonanza con me, oppure uno stato di non benessere, quindi di non cura di sé. Perché mi muovo in un cubo molto ristretto che mi costringe a tenere un determinato portamento. E quindi tra le varie cose che mi sono segnata del fare o del non fare, c'è la bellezza, ovviamente, da un punto di vista estetico, che è per forza di cose legata a una bellezza da un punto di vista psicologico ed emotivo. Quindi imparare anche a chiederci, lo possiamo fare da adesso, non importa se non l'abbiamo mai fatto, ma da adesso ogni tanto ci ricordiamo di rimetterci comode, per esempio nella posizione in cui siamo sedute, e ogni passo che facciamo chiederci, mi piace, non mi piace, perché non è detto che nella vita, lo so, non si fanno solo le cose che piacciono. Ma iniziare a darci la possibilità di chiedercelo, secondo me, per me almeno, è stata una grandissima rivoluzione. E l'idea di cosa farei se nessuno mi vedesse, se il mondo non stesse a confrontarsi con me, che poi il mondo non è che si confronta con me, sono io che mi confronto col mondo,
dà già uno spunto molto grande. Potrebbe essere anche uno scoperchiare delle cose, perché in realtà se io scopro che determinate cose che mi sono sempre detta mi piacciono, non mi piacciono, potrei scoprire che le faccio perché ho paura di qualcosa e lì si apre un mondo. È vero che è un mondo sconosciuto, ma il conosciuto è anche noioso, il conosciuto è una prigione, mentre nello sconosciuto si aprono le famose infinite possibilità, cioè mettere il piede fuori dalla comfort zone e imparare che il non guardarsi dentro per non scoprire delle cose di sé è una vita che di nuovo non mette a testimonianza quell'unicità per la quale siamo nate. E tutte, tutte siamo diverse una dall'altra, per cui non c'è qualcuno che è nato e non sarebbe dovuto nascere o che è nato brutto o no, è lì per manifestare, per testimoniare una determinata bellezza che non può essere slegata, come dicevamo, dal prendersi cura di sé. Sto guardando i miei appunti perché, ecco, il prendersi cura di sé può anche significare fermare tutto. Prendersi cura di sé può anche significare a un certo punto della vita dire al mondo: guarda, caro mondo, tu puoi fare tutto quello che vuoi, io mi devo fermare perché non ne capisco più mezza. E non è detto che sia la crisi della mezza età, non è detto che sia. Può succedere in qualunque momento. E a volte la vita, quando noi non abbiamo il coraggio di farlo, questo passo ci mette un po' all'angolo, ci costringe un po' a fermarci proprio per vederci, per guardarci un attimo. Normalmente succede quando ci perdiamo. Mi sono persa. Io non so se voi avete mai vissuto questa sensazione. Tu, Giulia, superi la perfezione, quindi sicuramente non l'hai mai Mai, raggiunta. mai, mai successo, Paola. Non so di cosa stai parlando. Allora, e in quei casi lì dici, da dove ricomincio? Secondo me, uno dei punti fondamentali del prendersi cura di sé è avere il coraggio di dire, ricomincio dall'aver perso tutto o dal poter perdere tutto. Perché soltanto lì si inizia a sentire la forza che abbiamo dentro. Cioè, cosa sarei io senza il mio lavoro? Cosa sarei io senza la mia casa, senza il compagno, senza i figli? Cosa sto a fare questo mondo se crolla tutto? Perché molto spesso non ci rendiamo conto che la quantità e la qualità di forza che noi mettiamo in atto per tenere su un castello fittizio, la potremmo utilizzare per rinascere. Cioè, le donne che dicono no, io non potrò mai uscire, non potrò mai cambiare lavoro, non potrò mai uscire da questa situazione di coppia perché non ce la posso fare, a me viene sempre da dire: ma tu ti rendi conto di quanto investi di te stessa per stare in una situazione che non ti piace, che ti fa star male? Hai idea della forza che devi avere per svegliarti tutte le mattine accanto a un uomo che non ami e tutte le sere ti corichi accanto a un uomo che non ami e pensi che quella non sia forza? La stessa cosa per il lavoro, la stessa cosa per tantissimi ambiti. Quindi non è vero, la forza non ce l'abbiamo, che non sappiamo destinarla a noi stesse. Quante volte la mattina apriamo gli occhi e il primo pensiero va a noi? Normalmente la mattina apriamo gli occhi e o arriva una parolaccia o scende giù qualcosa di brutto contro la sveglia o siamo proiettati nel dover far qualcosa per qualcuno. Tante volte io nei corsi, nei seminari, nelle esperienze do dei consigli, dico: ma cavoli, puoi fare questa cosa qua che ti prende 3 minuti al giorno. Ma quando li trovo? 3 minuti per te e ti dovrei dire almeno un quarto d'ora, almeno mezz'ora. E perché non svegliarsi mezz'ora prima, un quarto d'ora prima la mattina per dedicarlo a sé? Perché
perché temiamo di non avere poi abbastanza energie di arrivare fino a sera. Un quarto d'ora, ragazze, un quarto d'ora per noi fa veramente ridere. Dovrebbe essere molto di più. E anche lì, non voglio essere provocatoria, non sto dicendo che quello che facciamo sia sbagliato, proprio dovete rilassarvi. Per me tutto quello che fate va benissimo, è perfetto. È il risultato di tutti i vostri antenati, di tutto quello che hanno fatto loro. E di tutto quello che avete fatto voi. Però non possiamo andare avanti a dire che la vita è difficile, che le cose non possono cambiare e vivere di frasi fatte, perché secondo me il cambiamento può avvenire e deve partire dalla cura per noi stesse. E dovrei concludere. Allora, sfioro questi due punti fondamentali. Il rapporto con il cibo e di conseguenza il rapporto con il nostro corpo. Questi sono due mondi di cui io da sempre vorrei fare degli incontri, dei seminari e poi non li faccio mai, non so perché, dovrei partire e farli. In realtà avevo fatto un sondaggio, nessuno aveva risposto e quindi c'ero rimasta un po' male, ma secondo me nessuno risponde perché siamo tutte messe nello stesso modo e nessuna osa dire nulla. Il rapporto con il cibo è un qualcosa di ancestrale, è un qualcosa che ci lega alla nostra mamma, che abbiamo attraversato o stiamo attraversando delle problematiche importanti con il cibo, come la bulimia o l'anoressia, o che stiamo ossessionatamente attente a quello che entra nella nostra bocca, c'è un'attenzione da portare che riguarda la cura di noi stesse, perché il cibo è felicità, il cibo è gioia, il cibo è consolazione, quindi tutto quel mondo, secondo me, è un mondo che deve iniziare ad essere ascoltato e deve iniziare a camminare in parallelo con quello che è il rapporto con il nostro corpo. Il nostro corpo muta sempre. Quelle che dicono, eh sì, perché sai, dopo gli anta le cose iniziano a cadere. No, tesoro, le cose iniziano a cadere dopo i 15 anni. Quindi le tette a 16 non sono le tette a 15. È inutile che ce la stiamo a raccontare. Le vagine sono tutte diverse. Io avevo visto una volta immagini di vagine e tu dici, oh, ma che è una vagina, insomma, è come la piega del gomito, nessuno ce l'ha uguale. Quindi se vogliamo essere concrete, pratiche e riderci anche sopra, bisogna che questo nostro corpo, cosa non facile, io so che questi due argomenti sono due argomenti molto delicati, molto, molto delicati. Quindi non si può dire a una persona che non ama il proprio corpo, tu da oggi vai bene così, perché a 360 gradi la visione che noi abbiamo di noi stesse è un qualcosa davvero dentro. Traumi, ferite, umiliazioni, c'è tutto quanto un mondo. Però dobbiamo iniziare a sentire che ci sono donne che amano il loro corpo e se ce la fanno loro, ce la possiamo fare anche noi. E che non si può fare un passo indietro davanti a queste due mega tematiche, il cibo e il corpo. Perché anche nel corpo noi testimoniamo un qualcosa che prima di noi non c'era. Non c'era, quindi che noi abbiamo le spalle più larghe dei fianchi o viceversa, che siamo a mela, che siamo a pera, che siamo a grappolo 2, che ne so, proviamo a sentire che dentro di noi ci attraversa e siamo in grado di respirare perché c'è una forza che tiene su il nostro corpo, lo tiene eretto, lo tiene sano, lo tiene lampeggiante e testimoniante d'amore. Per cui impariamo a prenderci cura delle cose che passano attraverso il colino, che siamo noi stesse, e quelle che ci piacciono le teniamo, quelle che non ci piacciono le lasciamo e affrontiamo la paura che, come conseguenza di queste nostre scelte, qualcuno rimarrà accanto a noi, qualcuno se ne andrà, ma che la stessa forza che mettiamo per resistere la possiamo utilizzare per ricominciare.
È finito, Paola? Io Boh, direi di sì. Dovrei controllare gli appunti. no, ma per me potresti anche andare avanti. Comunque, volevo fare una cosa che ho notato anche nei miei cambiamenti di vita più importanti. Sono stati preceduti sempre da uno switch che ho fatto anche nell'alimentazione. Cioè, quando ho incominciato a riprendere in mano un po' più il mio, cioè nel sentire come mi stavo nutrendo, man mano ho avuto anche maggiore chiarezza anche nei passi da fare e anche in concretezza. Effettivamente questa cosa l'ho sempre vista. Proprio nei passi più fondamentali della mia vita c'era il periodo appunto che poi è preceduto dal fatto che ho incominciato anche a nutrirmi più consapevolmente. Quindi questa cosa del Esatto. cibo è anche molto importante. Sì, è un mondo troppo grande, non basterebbe neanche un'intera serata per parlarne, ovviamente. I loop mentali riguardanti il cibo sono tanti e ci vanno a toccare proprio in quasi tutte le relazioni, perché poi noi mangiamo. Però poi c'è un certo tipo di atteggiamento, cioè da fuori questa cosa si potrebbe anche non percepire, però dentro c'è anche qua un investimento di energie fortissimo. Chi guarda comunque con la coda dell'occhio tutte le calorie, anche se sgarra una sola volta l'anno, chi deve compensare se ha mangiato, non so, cos'è una cosa che tra virgolette può far male, ma se io mi mangio una merendina e sono felice di mangiarmela, non può farmi male. Eppure siamo sempre convinti che ci sia un qualcosa che da fuori possa entrare dentro di noi e che noi siamo indipendenti da questo. No, perché una merendina dentro di me che sto bene è diversa da una merendina dentro di me che mangio con l'angoscia di mangiarla, cioè al mio interno. Non è solo una questione di biologia, è anche una questione di alchimia. E allora io influenzo tutto il mio mondo, tanto di più quello che materialmente entra nella mia bocca, esattamente come sono immersa nel mondo emotivo, esattamente come sono immersa nel mondo dei pensieri. E quindi quello che poi è sentirmi bene con il mio corpo è anche diverso dall'inseguire sia i trend e sia un qualcosa che io credo debba essere raggiunto. Cioè, tutte dentro, se facciamo mente locale un attimo, abbiamo come un livello da raggiungere. Io non so se qualcuno che ci sta ascoltando ha passato il momento del compro i vestiti, una taglia in meno, li tengo nell'armadio perché prima o poi quella taglia riuscirò a indossarla, oppure ingrasso di una taglia, ma i vestiti taglia 42, che io la 42 l'avrò messa, penso, in prima elementare, li tengo lì perché prima o poi tornerò a fare prima elementare? Ma no, ora che torno alla 42, quel vestito sarà vecchio come mia nonna, quindi lo prendo e lo do via. Allora quegli obiettivi ci fanno davvero mettere un sacco di impegno quando potremmo metterlo a stare bene e a guardarci. Uno degli esercizi che davo era, per esempio, di stare nudi davanti allo specchio e guardarsi senza trassare, senza veli, ma con noi stessi. Quindi piegandoci proprio laddove c'è il rotolino in più, guardandoci le chiappe proprio dove c'è la cellulite in più. È un'esperienza, un'esperienza di incontro con noi stesse. Tra l'altro, se noi non ci prendiamo cura di noi stesse, e noi diciamo spesso che noi siamo proiettate verso i fidanzati, i mariti, i compagni, i figli, i genitori, ma se noi ci sentiamo, passatemi il francesismo, una merda, com'è possibile testimoniare e dare amore agli altri? Se io non mi prendo cura di me, non posso avere idea di cosa significhi prendersi cura degli altri.
Se io non vedo la bellezza in me, non posso vederla negli altri. Non posso dare qualcosa che non ho. Allora, se io sono bellezza, la posso dare e la posso testimoniare. Se io non lo sono, come faccio? Cioè, se tu mi chiedi un accendino e io l'accendino non ce l'ho, che te do? Quindi è indispensabile ricalibrarci su quella che è proprio la nostra forza, il nostro corpo che è sacro, che è benedetto e secondo me anche non necessariamente in modi per forza alternativi o sessantottini, cioè non è che io devo fare quelle che si amano, non sono solo quelle donne che appunto non si truccano, che vanno in giro scalze, non si fanno la ceretta, Per ripeto, fare è una... cavatterie. Vai! È proprio una questione di come mi sento dentro con me stessa in relazione a come mi vedo quello che faccio. Quindi se tu stai bene andare in scalze tutto l'anno, lo devi fare. Se tu stai bene a andare in palestra con i tacchi, fai bene. E allora diventa tutto un armonizzare la propria vita che diventa faro per coloro che poi ci stanno accanto. Spesso io sento delle mamme ricche di difficoltà per il rapporto con i figli, che penso essere mamma al giorno d'oggi sia come vincere boh, il Superenalotto, riuscire a. Per me le mamme sono proprio dei miti, perché fanno delle cose che sono supereroine, solo le mamme riescono a fare, e in questo periodo penso ancora di più perché è difficilissimo. Ma questo nostro voler essere donne, quindi creare di base, non solo creare figli, ma creare iniziative, creare progetti, creare bellezza, dipende fondamentalmente dallo sguardo che noi abbiamo su noi stesse. Quindi, anche se sono totalmente proiettata su un figlio, se io mi perdo, non è che la mia presenza fisica basti ad un figlio. Un figlio vuole vedere una mamma felice perché ha bisogno di un esempio. Un esempio di una donna che si è fatta un mazzo così per essere felice. Non ha bisogno di una donna che riesce in tutte le cose. A mio figlio non deve mancare nulla. Ah, se mio figlio si deve fare il letto 7 anni, quindi non dico educare come siamo magari stati educati noi perché era troppo severo da un lato, ma dall'altro canto cercare proprio di non perderci, perché se ci perdiamo è la scintilla divina che dobbiamo manifestare doveva finire. Quindi cura di noi stesse, ricordandoci che dobbiamo essere le prime persone a cui voler bene. Questo è indispensabile, sì. Ho finito. Ho fatto in tempo, sì. Se ci Adesso, se sono. qualcuno vuole, può fare domande. Esatto. Io Paola, non vedo i commenti. no, Sì. io non vedo ancora domande. Non vedo domande, però se ci sono volentieri. E in tutto questo, io che dicevi anche sul fatto di truccarsi e uscire di casa, io ho fatto i due estremi. Dall'uscire di casa dai 16 anni in poi fino ai 25, forse 26. 27, a truccarmi, cioè non uscivo di casa se non ero truccata. Poi lì, quando ho cominciato a togliere un po' di maschere, nel vero senso della parola, di togliermi un po' di a livello proprio di facce mie che mettevo, ho cominciato anche a truccarmi sempre di meno, fino a quando poi sono andata nell'altra sponda, proprio a non sopportare il trucco, a non curarmi, a fare, cioè, non a non curarmi. A fregarmi un po' di meno del mio aspetto esteriore, fino a che ho trovato una mia dimensione in cui mi trucco quando ho voglia di truccarmi e non mi trucco quando non ho voglia di truccarmi, ecco. Sì. Io per esempio avevo avuto una grande rivelazione perché io porto gli occhiali da quando facevo le elementari e non sono mai riuscita a indossare le lenti a contatto. Poi quando avevo 40 anni, io tutti gli anni facevo il controllo e chiedevo al
all'oculista, ma sto fatto, non riesco a mettere le lenti. Insomma, quell'anno l'oculista mi ha detto: senta, c'ha 40 anni, non è riuscita a mettere fino adesso, non riuscirà mai. E a me sta cosa mi ha un po' fatto girare le spelotas, no? Quindi sono andata a casa e ho cercato in tutti i modi di imparare a mettere le lenti, vomitando l'animo, ho patito le pene dell'inferno, ma mi è scattata la sfida e quindi alla fine ci sono riuscita. Incredibilmente io non riuscivo a uscire di casa con le lenti a contatto e senza gli occhiali, perché per me gli Dai. occhiali, sì, che sono trasparenti, è ovvio, ma per me gli occhiali rappresentavano con la loro montatura, non lo so, quasi una copertura, cioè con le lenti, a parte che vedi tutto, non vedi le asticelle con la coda dell'occhio, però sei nuda. Cioè, per me rappresentava anche un farmi vedere negli occhi, come se le Certo. persone potessero di più entrarmi dentro. E quello è stato un riesame di me interessante, perché tra l'altro è una cosa totalmente inaspettata, diciamo, ma magari è successa solo a me. Poi. Però sì, è bello affrontare anche queste piccole sfide e vedere dove vanno. Tra l'altro, le sfide, le prove che noi facciamo, quindi. Che ne so, mi fa bene il Pilates, non mi fa bene il Pilates, mi fa bene lo yoga, non mi fa bene lo yoga. Sono anche opportunità di non rimanere incancrenite, perché magari il Pilates mi fa bene fino a oggi e da domani provo lo yoga. Essere in mutamento, in cambiamento continuo, secondo me. Non per affanno, non perché inseguiamo a tutti i costi, ma quando lo sentiamo può essere un buono stimolo per prendersi cura di sé, per esempio. Sì, grazie Paola. Vediamo se c'è qualche domanda. Ma intanto io ho visto Sì. che presto farai due incontri dal vivo. Uno tra l'altro un cerchio Sì. di donne il 4 di febbraio a Torino. Un cerchio, parlami del cerchio di donne che sono molto interessata. Allora, il cerchio delle donne secondo me in questo periodo serve perché vorrei creare una culla dove tutte siamo bambine e adulte, dove abbiamo l'opportunità di essere cullate e cullatrici, dove non c'è l'obbligo di parlare, dove non c'è l'obbligo di fare niente, ma dove ciascuna, se vuole, ha un tempo, porterò una clessidra, quindi un tempo limitato per non annoiarci e soprattutto per non cadere in un emotivo basso, ma ognuno avrà il tempo di raccontarsi, di dire qualcosa. L'idea nasce, non perché io ho inventato i cerchi delle donne, perché esistono da una vita, ma nasce perché secondo me questi ultimi 3 anni ci hanno cambiato nel profondo, facendoci dimenticare per poter sopravvivere a tutte le difficoltà che vanno, dalle restrizioni che abbiamo passato alle difficoltà dei figli in casa, magari 2 o 3 figli con, la DAD, la non possibilità di vedere gli amici, i Natali trascorsi in casa chiusi da soli. Insomma, non sto a elencare tutte le varie cose. Gli ultimi 3 anni un po' difficoltosi. Hanno lasciato delle tracce che noi donne, avendo quella forza di cui abbiamo parlato prima, siamo sopravvissute dimenticandoci un po' di vivere. Quindi, per la sopravvivenza, e in quanto animali è giusto che sia così, abbiamo fatto qualunque cosa per arrancare con le unghie e con i denti, mordere la vita e andare avanti. Siamo state brave, ce l'abbiamo fatta, ma. Dentro c'è traccia di tutto. Dentro di me, per esempio, c'è rimasta una traccia molto grande che non riesco a non pensarci, la traccia degli anziani. Io, dalle prime settimane di tutte quelle chiusure, di tutti quei disastri, sono stata molto in empatia nei confronti di quegli anziani che si sono ritrovati dall'oggi al domani soli. Quella cosa dentro di me, la traccia l'ha lasciata. Ma come questa, molte altre. Allora, nel cerchio delle donne vorrei una parte di racconto limitata, concisa, non obbligatoria, una parte dedicata ai talenti, sempre volontaria, quindi non lo so, a te ti piace cantare, ti osi solo cantare sotto la doccia, ma perché non venire e ci fai un pezzo? Male che vada, hai 5, 6, 10 persone che ti dicono
devi cantare meglio, oppure ti lodano perché hai avuto coraggio. Poi c'è una parte un po' più magica dove estrarremo delle carte che ci parlano di noi stesse e una parte che è un movimento con la musica, perché attraverso il corpo, questo io lo faccio fare sempre anche durante gli incontri delle costellazioni, il nostro corpo si muove con una sua coscienza, con una sua memoria, con un suo metodo che ci parla di noi, ma non a me perché sono quella che dirigo le cose, parla proprio a ciascun partecipante di modalità del nostro carattere che noi abbiamo e che non conosciamo, ma grazie al movimento col corpo impariamo a conoscere. Chiaramente non sono movimenti da appenderci ai lampadari e fare cose strane, sono dei gesti, dei piccoli movimenti che ci parlano di noi. Quindi questo cerchio delle donne vuole essere semplicemente un momento di incontro che possa essere di racconto, di divertimento e di confronto. Mi auguro che ci sia qualcuno disposto a mettersi in gioco e saremo a Torino, appunto come hai detto tu, il 4 di febbraio, dalle 10 alle 12, quindi 2 ore, Va non è bene, molto pesante. presto. Beh sì, poi chi non è di Torino si fa un bel giro a Torino, che è diventata, è sempre stata, ma è molto bella da guardare, si fa il weekend e così ci conosciamo, insomma ci abbracciamo e ci divertiamo un po'. Sì, E c'è invece dicevi appunto... Sì, bisogno. 20. Sì. E invece dicevi il 26 sarò a Reggio Emilia per una giornata di costellazioni familiari e ho cambiato nome, la riconnessione del corpo sacro che adesso chiamo Full Body Experience. Ti piace? Sì, è più fico, fico. Perché Joy Full Body Experience vuol dire proprio che io me la stragodo facendo Sì. un'esperienza con il corpo e questo tipo di laboratorio che io tengo da un sacco di anni e ho messo in piedi utilizzando la parte preparatoria che facevo sia a teatro sia a danza. Quindi voi immaginatevi che anche lì a 40 anni suonati io mi iscrivo a danza contemporanea. Un elefante in una cristalleria. Coordinazione zero. Quando tutte erano giù, io ero in piedi. Quando riuscivo a mettermi giù, erano. No, quando riuscivo a mettermi su erano tutte sedute, tutte andavano a destra e le altre andavano a sinistra. Con quegli specchi davanti era una cosa orribile, ma mi ha insegnato tante cose proprio sul corpo. E io da allora abbino appunto questi movimenti che non sono movimenti di danza, sono movimenti che giocano un po' sulle leve, sui movimenti del corpo e che creano proprio il gruppo. Che poi costellerà insieme. Tra l'altro, per me le costellazioni, adesso non ve lo so spiegare, ho fatto una diretta, la trovate anche sul mio profilo, farò magari dei micro video. Le intendo proprio come un'esperienza di gruppo, dove ovviamente chi vuole porta la propria costellazione, ma siamo nell'età dell'acquario e bisogna che iniziamo a pensare a noi da soli. Ma mettere anche a disposizione il nostro essere per un noi, per un gruppo. E quindi per me deve essere un tutt'uno, un'esperienza. Prova, vieni, ti piace, non ti piace, ma un mettersi in gioco, questo sì. Questo sì, perché quello che si vede in una costellazione aiuta non solo il costellato, ma tutti quelli che sono presenti. Perché tocca sempre tutti, eh? Il campo di coscienza, il campo sistemico parla sempre a tutti. E questo Finito. Paola il 26 a Reggio Il Emilia. 26 a Reggio Emilia, sì. Da che ora? Cioè, tutta la giornata questo? Sì, credo check-in alle 9, 9, 9, 9 e mezza fino alle 17:30-18. Poi a giugno il residenziale, questo non te l'avevo detto. In Toscana, in una location fighissima con una piscina a Bello. sfioro, in location immersa tra ulivi e campi di lavanda. Che Siamo stati l'anno scorso. bello! Sarà un residenziale all'insegna dello spritz e degli aperitivi in piscina, perché allora, Gabriel cucinerà, quindi non mangerete proprio patatine fritte e carne in scatola. Quindi cucina gourmet.
Sì, e abbiamo deciso di fare proprio un residenziale all'insegna del femminile, cioè non solo per le donne, ma dell'energia femminile, dove ci saranno proprio dei momenti, a parte che chi non vuole, per esempio, una mattina tu ti svegli e non hai voglia di fare i lavori con me, li puoi non fare, perché è indispensabile sentire quando c'è qualcosa che devi decantare e quindi non va ingolfato con altre cose. Per In me è una più cosa i bambini. che è molto interessante, questa libertà che va data anche ai partecipanti. È Sì, bello. adesso per esempio va molto di moda fare questi weekend full immersion dove tu entri che sei una persona, esci che sei sconvolto perché ti danno un sacco di informazioni in poco tempo, devi rendere al massimo. Abbiamo deciso di andare contro tendenza in totale. Deve essere una vacanza a tutti gli effetti, e anche perché sull'onda proprio del divertimento e della gioia, qualunque apprendimento, come ci insegna la Daniela Lucangeli, fantastica donna, ogni cosa passa, ogni cosa entra, e quindi non possiamo fare un lavoro su noi stessi se non ci divertiamo. Questo sarà il nostro scopo, quindi sarà poi dall'1 al 5 giugno. Prendete ferie e iscrivetevi. Che Io andrei. bello! Grande Paola, grandi. Bello. Bene, io ti terrei qua ancora, però è passata un'ora, quindi ti lascerò andare. Poi la gente deve far cena. Non ci sono domande, come al solito. Io sono abbastanza contenta perché vuol dire che non abbiamo lavorato sul mentale. Spero che qualche ciotola sia stata aperta, qualche ciotola vi abbia dato e qualche ciotola sia arricchita da quello che voi avete messo dentro. Siamo uno spettacolo e vorrei tutte le sere fare una diretta solo per dire questo. Siamo uno spettacolo. E poi chiudere. Non hai detto che non lo Grazie, fai. condivido. Grazie Giulia, grazie Grazie tantissimo per Paola. l'opportunità. Grazie mille a Grazie. te. Grazie a te. A E grazie a presto. tutti. A Ciao, un presto. Grazie a abbraccio. tutti. Grazie. Ciao, ciao Paola. Grazie. Adesso come faccio a terminare? Mi ricordo più, ma ce la farò. Dai, riparto. Sì. Vado.